Ciao Bethesda.it, Fast X, Fast and Furious arriva al numero 10, sì, perché il titolo del film di Louis Leterrier lo doveva dirigere Justin Lin, che se ne va appena dopo solo una settimana di riprese gettando nel panico la produzione, ma alla fine ce l'hanno fatta, 340 milioni di dollari per l'ultimo, no, il penultimo Fast and Furious. Perché? Perché Fast X sta per 10, non è, la X non è un'incognita di un'equazione, è anzi è un numero romano e Roma è molto importante. Oh, Roman, sì, c'è lo strepitoso Tyrese Gibson nei panni di Roman Pierce, che si gasa nel creare un'associazione tra il suo nome proprio e la capitale da cui vi sto parlando. Sì, perché c'è veramente un divertentissimo innesto dei Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg dentro la città eterna. C'è una palla che rotola, è come quella bellissima all'inizio dei Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg, c'è una palla che rotola per Roma, distruggendo qualsiasi cosa, e bisogna fermarla. E l'inizio è così divertente, l'inizio, insomma, è la prima ora praticamente, che è ancora più divertente e credibile il fatto che abbiano questo numero romano 10 vicino a Fast come brand e come anche numerazione dell'appuntamento. Sì, Fast X vuol dire Fast 10, è il decimo Fast and Furious, non è l'ultimo, è il penultimo. L'idea Marvel di Infinity War Endgame viene è copiata da tutti in questo momento. Perché? Perché ha raggiunto un tal livello di risultato artistico, risultato editoriale, che poi giustamente si concluse anche risultato economico, di incasso in sala, di vita in sala, di scena in sala, di emozione rispetto al cinema della Marvel, che tutti stanno copiando questa idea. Tutti vogliono avere in un franchise l'effetto Infinity War ed Endgame, e questo è l'Infinity War di Fast and Furious. Sono tornati i nostri, la famiglia di Dominic Toretto, il concetto che sia famiglia, che sia famiglia, che sia o non una gang, ma appunto una comunità di parenti, alcuni lo sono realmente. Immaginate ovviamente i Toretto e le persone collegate ai Toretto a livello di parentela. È entrato in campo anche John Cena come grandissimo fratello divertentissimo di Mia Toretto e Dominic Toretto qualche Fast and Furious fa, quindi va benissimo così. E allora c'è il concetto di famiglia. Dominic e Letty, interpretata ancora una volta da Michelle Rodriguez, che era stata un'altra, come un po' anche Gamora, no? Dell'ultimo Guardiani, c'è anche l'escamotage, no? Dell'usare lo stesso attore, lo stesso corpo, lo stesso personaggio, ma farlo essere altro dopo uno shock, dopo un cambio di personalità, come nel caso di Letty. Letty e Dominic stanno a letto, hanno un bambino, Dominic gli sta insegnando a driftare, e poi all'improvviso arriva sta palla gigantesca che è solamente una bomba da 20 chilotoni che potrebbe trasformare i 7 colli di Roma, diventeranno 2,5. E subito veniamo proiettati di nuovo nel concetto dei Fast and Furious che rinascono con Fast 5 del 2011, che viene stracitato in questo film. Perché? Perché con i franchise ci si può divertire, andare a recuperare proprio un episodio e farci scoprire degli anfratti che non conoscevamo. Ecco qua, anche qua non si butta niente, si recuperano anche delle scene divertentissime di quel furto di cassa.